Che abbiamo dentro di noi come se fossimo divisi in due, no? Due nature che combattono. Da una parte tu vuoi servire Gesù, ma c'è qualcos'altro di te che vuole servire il male. E questa parte negativa Paolo la chiama carne, l'altra la chiama mente. Non so se vi è mai successo di vivere questo dissidio dentro di voi, no? Uno scontro di nature. Tipo il coso nero bianco. Nero bianco, diavoletto, angioletto. Però in realtà non è proprio così, queste due fanno parte di un'unica entità, che è il nostro essere, e confliggono sempre. E la legge, anche la legge della scrittura, dice Paolo, non mi ha aiutato a liberarmi. Anche se io ti dico, Samuel, non devi fare quello, se tu lo vuoi fare dentro, anche se io te lo dico, non smetti di farlo. Non basta che Dio ti dice, non invidiare, per non invidiare, non basta quella legge. Anzi, qualcuno dice che se tu vuoi fare un popolo ladro, devi solo aumentare le leggi, aumenteranno i furfanti. E non basta fare altre leggi. Questo lo diceva Lao Tse, uno dei saggi cinesi. No, non dobbiamo solamente proseguire a darci regolette, perché poi le scriviamo su un muro. Su dei comandamenti, ma poi dentro il nostro cuore c'è una battaglia che non viene aiutata dalle regole esteriori. Piuttosto c'è un altro modo di vincere il peccato. Chi sa dirmi qual è questo modo? Noi come facciamo a vincere il peccato e il male? Ragazze, voi come fate a resistere alle tentazioni? Tu pensi a mamma in che senso? Qualcosa, se faccio fare qualcosa di mamma, male non posso farla se c'è mamma. Ma cosa? Se c'è mamma non puoi fare il male. Guarda che è molto Tipo bello quello andare a che hai rubare la detto. cioccolata, Poi anche se mamma è via, poi torna. Se c'è Perciò pensi a male, mamma e dici poi torna e sono dipinge qua. come un mostro Tu? ogni No, volta. è bellissimo invece come Dio ti ha dipinto, non un mostro. A Mangi volte e ti e a sfoghi. Puoi volte picchio mia sorella. pure picchiare tua sorella, ma forse è meglio che mangi. Allora ti sfoghi con la violenza o col cibo. E voi volete dare un suggerimento? Resistere al peccato, al male? Eh? Lo fai. Lo fai perché Che tu senso scrivono riesci leggi a non strane. peccare. Sì? Con una forza di volontà, con disciplina. No, sappiamo che sei molto disciplinato, Raul. Eh? E riesci anche a gestire i tuoi pensieri così. Anche i tuoi sentimenti di rabbia, con la forza di Non volontà. sempre, Ecco. ma spesso sì, spessissimo sì. No, lo sappiamo, infatti. Hai molto autocontrollo. C'è chi ne ha più, chi meno. Un suggerimento? Non saprei. Per non fare il male, suggerimento per non fare il male. Per non fare male, conta. Come me l'ha detto del tuo amico. Sì. Conti, fino a quanto conti? Fino a quanto ti senti bene. Molto Praticamente carino. stufi. No? Dice, quando ti arrabbi stai per 500.000. mandare a quel paese qualcuno, invece ti metti a contare. Uno, due, tre, quattro. È una cosa molto carina anche questa, aiuta a far passare l'ira. E invece la parola di Dio, si vede che Paolo ha lo stesso problema e lui nemmeno ci prova a fare quello che dice Raul, cioè a dire autocontrollo, autodisciplina. Lui dice io non ce la faccio. Cioè, con la mia testa sì, capisco, ma poi la mia carne fa l'opposto. Non dice vuole fare l'opposto, fa l'opposto. Perciò Paolo pecca, lo dice esplicitamente, però poi dice rendo grazie a Dio che mi ha liberato, cioè a Cristo. Cioè, praticamente è un po' quello che ha detto Giulia, non è lui a combattere il peccato, ma è la presenza di Cristo che allontana il peccato nella sua vita. È come dire, come combatti tu il buio? Accendi la luce. A meno che tu non sia una lucciola, devi aver bisogno di una lampadina. Allora, contare è importante, ma contare a te significa attendere, aspettare. Poi colui che ti guarisce, colui che porta via la paura, quella è l'opera del Signore.
colui che porta via la rabbia, l'invidia. E c'è un bel esempio, mi devo aiutare bambine, che qualcuno ha fatto, parlando di queste due nature, appunto in modo semplice di descriverlo, come due animali che abitano nella nostra vita. Presentiamoli, come se dentro di noi ci fosse un gatto nero arrabbiato, che è appena scappato via, avete visto, è quella cattiva di natura, e poi c'è la natura più docile, mansueta. Si può fare un primo piano? Sì, sì. Pure avvicinato. Ma no, no, lascialo stare, Zacco. Lo sai che lui è così. Che. Come si chiama questo gatto? Cosmo! Cosmo, la natura buona. E come faremo a far prevalere una sull'altra? Lascia. Gli antichi saggi dicono: nutrendo di più la natura mansueta e non dando cibo all'altra. Questo non risolverà il problema, perché rimane sempre dentro, un po' come la volpe a 9 code di Naruto, no? Sta sempre lì, cattiva, in attesa, qualcuno lo saprà, in attesa di uscire fuori e di emergere. Questo è inevitabile, però si può fiaccare, e soprattutto nella nostra vita, oltre a queste nostre due nature, quella che tende al bene e quella che tende al male, ci può essere una nuova natura, che è la presenza di Cristo stesso. E Paolo da Cristo è stato liberato da nessuna disciplina personale o spirituale, nemmeno dalla preghiera stessa, ma proprio la presenza di Cristo, che è Spirito Santo. Perciò preghiamo insieme che Cristo oggi abiti in noi e guidi i nostri passi verso il bene. Non mi guardare male, io ho scelto il gatto nero come cattivo, ma non è per cattiveria, è un'antica simbologia questa che noi utilizziamo. Però poteva essere anche il contrario, ci capiamo, per dire sono due nature opposte, ok? Allora, nessuno se la prenda male, ci piacciono i gatti neri. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti rendiamo gloria, onore per questo giorno. Grazie perché stando con te possiamo vincere ogni tentazione, ma riconosciamo pure che senza di te, Signore, possiamo ben poco per un breve periodo. Allora a te va la lode, oh Cristo, per tutto ciò che di buono facciamo. Ti chiediamo, nutri la nostra parte migliore, aiutaci a scegliere cibi buoni per la nostra mente, libri buoni da leggere, Signore, senza diventare persone che non si confrontano con le cose cattive. Non siamo dei salutisti della cultura o dello spirito, Signore. Però ti chiediamo, dacci gli anticorpi contro il male, anzi tu sei il nostro difensore, tu sei il nostro scudo contro il male. Non vogliamo ritirarci come pavidi, ma vogliamo vivere in questo mondo e conquistarlo, illuminarlo della tua pace, della tua gentilezza, della tua gloria. Per questo, prima di tutto, domina e conquista il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra mente e il nostro corpo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, per onorarti, per darti gloria oggi, con le azioni, con le parole e con i pensieri. Amen. Amen. Non abbiamo fatto vedere buona giornata. Yuki. Yuki, la prossima puntata. Poi invece le prese. Ma sì, si vedeva in lontananza di sfondo. Allora, amore, io ho sistemato quei due panni. Guarda che cosa, come vogliamo organizzarci. Spirito buono.